7 settembre 2016, 7 come iPhone 7, settembre e 16 dove 6 più 1 fa 7. Coincidenza? Io non credo. Ciao a tutti da Fabrizio e bentornati qua sul canale. Allora oggi cerchiamo di riassumere in un solo video tutti i rumor che abbiamo letto in questi mesi prima dell'uscita del nuovo iPhone, che avverrà assolutamente domani alle ore 19 del fuso orario italiano. Se volete vedervi lo streaming di tutto l'evento potete andare sul sito della Apple, in basso a destra c'è un'iconcina con il nome dell'evento, ci cliccate sopra e domani lo streaming sarà attivo e potrete vederlo direttamente dal vostro browser. Ma cominciamo con il primo rumor, ovvero l'immagine di presentazione dell'evento è quasi completamente nera, e questo perché ci sono due motivazioni possibili. Una è che sarà presentato un iPhone nella colorazione nera, ossia Space Black, e anzi si narra che le colorazioni nere saranno due, ovvero Space Black e Glossy Black. Questa affermazione sembra essere mutuata da alcune fotografie che sono comparse in rete e che vi faccio vedere qui. Oppure l'immagine di presentazione potrebbe essere nera perché ci stanno nascondendo la sorpresa di abilitare il Dark Mode all'interno di iOS, ovvero una modalità grafica o tema grafico quasi completamente nero, che da un lato potrebbe aiutare un pochettino i consumi della batteria e dall'altro si va semplicemente ad opporre al tema grafico quasi completamente bianco di default, così che ognuno possa scegliere il suo preferito. Se la data di presentazione dei nuovi iPhone sarà appunto domani 7 settembre, i preordini invece dovrebbero cominciare il 9 settembre, mentre le prime consegne dovrebbero iniziare il 23 sempre di settembre. Questa affermazione è mutuata da uno screenshot uscito di un volantino o di una newsletter di AT&T che dava direttive ai propri negozi, quindi dovrebbe essere abbastanza attendibile. Vedremo come ormai dai tempi di iPhone 6 due modelli di iPhone 7, ovvero uno da 4,7 pollici Full HD che sarà l'iPhone 7 e poi l'iPhone 7 Plus che sarà da 5,5 pollici sempre Full HD. Entrambi i modelli saranno dotati di processore dual core a 16 nanometri di Apple A10, che addirittura dai primi benchmark trapelati in rete sembrerebbe essere potente quanto l'A9X che l'anno scorso veniva distribuito però sugli iPad Pro, quindi grande potenza. Sembrerebbe poi che iPhone 7 sarà resistente all'acqua. Da un'immagine trapelata che vi faccio vedere si vede appunto una certificazione di resistenza all'acqua di cui non capisco di preciso la sigla e che è associata al modello base, quindi iPhone 7, mentre non è associata all'iPhone 7 Plus. Questa è una cosa un po' strana, sicuramente se ce l'avrà l'iPhone 7 ce l'avrà anche l'iPhone 7 Plus. Inoltre, differenza di quantitativo di RAM tra i due modelli: iPhone 7 sarà dotato di 2 GB di RAM, mentre iPhone 7 Plus addirittura di 3. Ma passiamo al comparto fotografico, dove vediamo che le fotocamere di entrambi i modelli di iPhone saranno dotate di stabilizzazione ottica, mentre l'anno scorso sull'iPhone 6S non era presente, mentre era presente solo sul modello Plus. Inoltre il sensore, che dovrebbe essere uguale in entrambi i modelli, sarà un Sony a 12 megapixel con apertura f1.9, e attenzione, sembra proprio sarà esattamente lo stesso del Galaxy S7. E se questo si rivelasse vero, sarà poi veramente interessante andare a vedere la differenza di risultato delle fotografie che si potranno scattare. C'è poi il discorso della doppia fotocamera. Su questo punto io purtroppo non ho recuperato notizie che possano essere attendibili. Infatti c'è chi dice che l'iPhone 7 Plus sarà dotato di doppia fotocamera, anche se non si capisce bene la differenza che ci sarà tra i due sensori, e c'è poi chi dice che invece sarà presentato un modello iPhone 7 Pro che costerà ancora di più del Plus e che sarà l'unico dotato di questa doppia fotocamera. Su questo purtroppo non ci resta che aspettare fino a domani. Passiamo alla batteria, croce e delizia degli iPhone 6 e 6S. Il prossimo iPhone 7 sarà dotato di una batteria da 1970 mAh, quindi un pochettino più grande di quella dell'iPhone 6S, che invece era semplicemente di 1650 mAh. iPhone 7 Plus invece sarà dotato di una più corposa batteria di addirittura 2910 mAh. Sulla durata di queste batterie non possiamo che aspettare le recensioni, che sicuramente arriveranno prestissimo, ma ricordiamoci che avendo iPhone 7 display da 4,7 e 5,5 pollici ma Full HD, potrebbero avere una buona durata della batteria, proprio perché questi display non andranno a drenare tantissima energia appunto da queste povere batterie. Inoltre sembra che da alcune foto che sono girate in rete della circuiteria interna dell'iPhone 7
generale sembrerebbe che questo sarà dotato finalmente di ricarica rapida, anche se purtroppo invece perderà il jack per le cuffie, ma questo ormai si sa già da un pochettino di tempo. Quindi le cuffie che dovrebbero essere date in dotazione assieme al telefono dovrebbero essere delle cuffie con il cavo Lightning. Non sembra infatti veritiera la possibilità che Apple infatti fornisca delle cuffiette wireless assieme al telefono. Abbiamo poi ancora due importanti novità di cui parlare, ovvero il modello base sia di iPhone 7 che di iPhone 7 Plus sarà dotato invece di 16 GB di spazio disponibile addirittura e finalmente di 32 GB. Anche perché, parliamoci chiaro, ormai al giorno d'oggi 16 GB sono veramente una dimensione anacronistica, non ci sta più niente in 16 GB, soprattutto perché 6 o 7 te li occupano di sistema operativo e quindi ne rimangono ben pochi. E per ultimo parliamo del Touch ID, ovvero il sensore di impronte digitali della Apple, che quest'anno non dovrebbe essere più un pulsante che quindi dovrà essere schiacciato per risvegliare il telefono e per appunto fornire la propria impronta digitale, ma dovrebbe incorporare una tecnologia tra il 3D Touch dei precedenti modelli dell'iPhone al Force Touch, che sapete essere quella tecnologia alla base dei nuovi trackpad che sono ad esempio degli ultimi modelli del MacBook Pro. Visto che chiacchierando è venuto fuori il discorso dei MacBook Pro, ebbene sì, domani sembra non verranno presentati i nuovi modelli appunto di questi portatili, che personalmente io sto aspettando trepidamente, ma sembrerebbe arriveranno solamente in un secondo momento ad ottobre, anche perché la presentazione di due fasce di prodotti così importanti e così attese andrebbe chiaramente a mangiare un po' di importanza una dall'altra. Detto questo, non ci rimane che attendere domani sera per avere tutte le informazioni finalmente ufficiali sul nuovo dispositivo di casa Apple e cominciare a metterci in fila davanti all'Apple Store. No, scherzo, io neanche ce l'ho l'iPhone. Ma soprattutto, voi che ne pensate? Un bel mi piace per l'iPhone 7, che sarà sicuramente una figata, oppure un commento se proprio le iPhone invece non vi vanno giù? E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, bla bla bla, sempre le solite cose. Ma detto questo, io vi aspetto qui e ci ritroviamo presto per un nuovo video. Ciao a tutti!